Terzo video sugli aspetti positivi dei pedoni doppiati. Da questo video in poi parleremo di un importante piano tipico di videogioco correlato alla presenza dei pedoni doppiati, e cioè impedonatura uguale colonna aperta. Questa è una partita del 2008 della regina degli scacchi, Aleksandra Kostelnyuk, Olimpiade femminile. Russia contro Polonia. L'ho chiamata così perché un libro scritto dalla Kostelnyuk, appunto, sulla sua vita scacchistica, sulla sua biografia, era proprio la citava così. Difesa russa. Andiamo rapidamente a vedere. Rovescio di 7, rocca, file di 6. Per adesso, diciamo, non si è ancora formata nessuna impedonatura, ma ora con la prossima mossa il bianco accetterà la formazione di un'impedonatura. Perché questa idea? Cioè, a volte accettiamo la creazione di un paio di pedoni doppiati per motivi tattici, e in quanto, ripeto, pedoni doppiati uguale colonna aperta. E avere una colonna aperta significa possedere uno dei quattro principali elementi strategici per un attacco al re, e cioè gli altri tre sono la struttura pedonale dell'arrocco nemico, la supremazia centrale e la superiorità locale di pezzi in attacco. Va bene, questo è, diciamo, il concetto di strategia generale. Che esulano dall'argomento, penso che siano conosciuti da chi non legge i libri vecchi di un secolo. Io certe volte sento cose incredibili. Uno, per esempio, un ragazzo mi ha mandato un'email dicendo: gioco a scacchi da un mese, il mio primo libro, ho comprato La teoria degli avamposti di Canal. Io non ho risposto a queste mail perché l'ho ritenuto inutile. Cioè, che senso ha andare a studiare sui libri vecchi di un secolo? Io non riesco sinceramente proprio a capirlo, cioè, questo fatto. È come se io volessi imparare a usare il computer andando a leggere il manuale di istruzione della macchina da scrivere Olivetti, oppure se andassi a leggere come Gutenberg stampò la Bibbia nel 1400, cioè, non capisco proprio, è fuori dal mio mondo. Dicevo, invece, bisogna studiare punti moderni, perché grazie a queste idee moderne, ci rendiamo conto che i giocatori moderni pensano in modo profondamente differente. Qui Kostelnyuk gioca cavallo C3, pressione sul cavallo E4, sul pedone D5, quindi in pratica il nero è costretto a creare pedone doppiato. E qui i pedoni doppiati del bianco non sono stati voluti dalla Kostelnyuk per controllare case centrali come nei due video precedenti. E no, qui l'idea è diversa. Qui l'idea è quella di semplicemente aprirsi la colonna B, puntata contro il futuro arrocco lungo del nero. E come faccio a dire che il nero arroccherà lungo? Vediamo, lo capiamo tra un po'. Il problema è che l'arrocco corto, per esempio, immaginiamo di proseguire con arrocco corto, e il bianco prosegue semplicemente con donna K5. E ci rendiamo subito conto che la pressione contro il pedone in D5 e il pedone in H7, cioè questa coordinazione, obbliga praticamente il nero a indebolirsi la sua struttura pedonale dell'arrocco. E quindi crea le condizioni, la prima condizione per un attacco al re nero. Quindi l'arrocco corto è poco sicuro. Questa è, per esempio, la partita tra il grande maestro Adorian e il maestro internazionale
Béla Tot, il fortissimo campione ungherese, questa è una partita a Budapest 1970. Béla Tot, considerate, ha scritto un libro sulla difesa russa, quindi grande esperto, eppure ha perso infatti questa partita. Ecco perché il nero preferisce arroccare lungo in questa linea della difesa russa. Quindi vediamo, infatti, la giocatrice col nero ha proseguito con Donna H4, minaccia matto, e prepara appunto l'arrocco lungo. G3, ovviamente deve difendersi dal matto in H2. Qui il nero ha sbagliato, ha giocato Donna H3, ma era migliore Donna G4. È chiaro che il bianco si è creato un complesso di case chiare deboli attorno al re. Quindi Donna G4 cerca di sfruttare a questo punto questa debolezza. Per esempio, dopo torre 1 scacco, re di 8, questa è una mossa molto molto bella. Questa è la partita Gata Kamsky contro Anatoly Karpov del 1996, in cui Karpov vinse. Tenete presente che per giocare Donna G4 e Re di 8, Karpov pensò 42 minuti. La partita la potete trovare commentata dal grande maestro Gurevich su Chessbase Magazine numero 54, e vi consiglio di guardarla se avete tempo e voglia, perché è carina, fa vedere veramente la corretta valutazione di questa posizione da parte di Karpov. Cioè, Karpov ritenne che il suo re sarebbe rimasto più al sicuro al centro della scacchiera che non arroccato, e infatti poi vinse, quindi è una bella partita. Va bene, invece in questa partita, dicevo, il nero ha proseguito con Donna H3, torre 1 scacco, e adesso l'idea di Karpov, re di 8, purtroppo non funziona più. Perché? Perché il bianco può giocare semplicemente Donna F3. Adesso c'ha un doppio attacco al pedone F7, al pedone G5. Ecco perché la donna in G4 stava meglio, perché avrebbe impedito questa mossa. Quindi avrebbe, diciamo, consentito al re di 8. Invece, dopo torre 1 e scacco, quindi il nero è stato costretto a coprire con l'alfiere. Ora il bianco ha fatto una bella mossa, alfiere F1. Questa è una bella mossa, perché dimostra quindi che la mossa di Karpov, donna G4, era proprio la migliore in assoluto. Alternativa, per esempio, donna F3, arrocco, torre B1. Questa è la partita Fusco della morte, quindi un maestro contro un candidato maestro, giocata a Villa Martelli nel 2003. Ma questa è la qui il nero poteva proseguire semplicemente con B6, e la posizione era equilibrata, e quindi donna F3 non serve a niente. Alfile F1 è la mossa invece giusta. Donna F5, alfile. Va bene, adesso il bianco Kosteniuk perde un paio di mosse, fa, diciamo, un paio di mosse di ripetizione, un po' per guadagnare tempo sull'orologio, un po' perché psicologicamente vuole vedere se il nero è intenzionato a pattare oppure no. Donna H3, alfile F1, donna F5. È chiaro che il nero vuole pattare contro la regina degli scacchi, è ovvio, ma la Kosteniuk non è assolutamente interessata a pattare, e gioca adesso a torre B1. Ok, quindi attacca il pedone in B7, ripeto, impedonatura significa colonna aperta, e il nero ha arroccato per difendere il pedone B7. D'altra parte non è che aveva grandi alternative, in quanto dopo torre B8, per difendere, segue C4, arrocco corto. Ecco, se prova ad arroccare corto, alfile G3, è chiaro che il bianco ha un maggior controllo centrale grazie ai pedoni doppiati. Noi già sappiamo che
pedoni doppiati significano anche maggior possibilità di controllo, e ha la coppia degli alfieri puntati sull'arrocco, può attivare la torre B1 via B3, quindi con una rook lift, un'alzata di torre, può attivare la donna con donna H5. In parole povere, il bianco può attaccare il re del nero con i due alfieri, la torre e la donna, quattro pezzi. Viceversa, gli alfieri del nero sono passivi, le due torri, meglio non parlarne, la donna F5 non sa esattamente dove mettersi, insomma è ovvio, è evidente che il bianco è in vantaggio in una situazione del genere. Va bene, quindi torre B8 non è possibile, ecco perché il nero ha arroccato lungo. Ha arroccato lungo e il bianco ha proseguito con donna E2, questa è una bella mossa. Qual è l'idea? Beh, semplicemente quella di giocare donna B5, quindi raddoppiare i pezzi pesanti sulla colonna aperta e dare matto, o quantomeno insomma, catturare il pedone in B7. Quindi la colonna aperta quindi già offre chance di attacco al bianco. Quindi ricordati questa regola: pedoni doppiati uguale colonna aperta. C6, una mossa logica per prevenire donna B5. Quindi, riassumendo, osserviamo la posizione e cerchiamo un po' di comprendere esattamente cosa può fare il bianco. Vi sono in realtà già tutti gli elementi per un attacco al re. Perché, ecco, come dicevo all'inizio, i criteri fondamentali, i punti fondamentali per un attacco al re sono, innanzitutto, ci deve essere una debolezza strutturale nell'arrocco avversario, e qui chiaramente l'arrocco del nero è indebolito dalla spinta C7 C6. Poi, secondo punto, ci deve essere un bel centro stabile, e qui il centro è effettivamente reso stabile dai pedoni doppiati del bianco, anzi addirittura è fisso perché il pedone D4 del bianco e i pedoni D5 sono fissi, quindi al centro non ci sono problemi. C'è una colonna aperta, la colonna B, ci sono anche diagonali aperte, la diagonale F1 A6. Contiamo quanti pezzi possiamo portare in attacco. Il bianco può portare in attacco l'alfiere F1, l'alfiere Campochiaro, la donna E2, la torre in B1, li ho colorati di giallo. Ci rimangono, e li ho colorati quindi di giallo, li ho colorati di giallo, mentre l'alfiere Camposcuro in C1 e la torre 1. Quindi ho colorato di verde i pezzi che sicuramente sono già in attacco e di giallo i due pezzi che dovremmo portare in attacco. Vediamo la Kostyuk come concretizza questo attacco al re. Gioca torre per B7, sacrificio, è ovvio. Tenete presente che qualche mese prima questa stessa posizione fu giocata e il bianco era Mamejarov 2760 di Elo contro Vladimir Kramnik quasi 2008 di Elo, e il bianco inaspettatamente giocò questa torre B3 che sinceramente non riesco a spiegarmi, è una mossa senza significato perché non dà alcun vantaggio al bianco, infatti la partita è finita. Invece la straordinaria Kostyuk, giocatore per B7, probabilmente aveva visto la partita di Kramnik e l'aveva analizzata. Io non voglio dire che ha trovato questo sacrificio sulla scacchiera, probabilmente è frutto di analisi casalinghe. Comunque è un sacrificio demolitorio molto carino e che ci fa capire però chiaramente il vantaggio della coppia dei pedoni doppiati. Impedonatura uguale colonna aperta. Re per B7, donna 6 scacco, re B8.
Occorrono forze fresche in attacco, in particolare ci serve la torre E1 per dare uno scacco sulla colonna aperta, che sarebbe poi matto. C'è quel maledetto alfiere caposcudo che non siamo riusciti ancora a sviluppare, alfiere G5, ottima. Quindi l'alfiere guadagna un tempo perché minaccia la torre in D8 e consente a torre B uno scacco. Quindi praticamente l'alfiere è intoccabile, cioè nel senso che se il nero lo cattura, segue torre B1 scacco. L'unica maniera, adesso segue il matto in B7, quindi l'unica maniera per salvare dal matto è alfile D6 per cercare di fuggire in D6, ma non serve a niente. Scacco, 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 donna 3 scacco, C5. Ok, siamo riusciti a dargli il matto, insomma è abbastanza evidente la combinazione. Quindi è evidente che non si può, l'alfiere è assolutamente intoccabile. Quindi nero ha giocato una mossa forzata, donna per C2, per impedire quel torre B1 scacco che è veramente mortale. Qui purtroppo a questo punto la Kosteniuk purtroppo mi ha commesso un errore. Non so perché, si è dimenticata le analisi che aveva fatto a casa, non ve lo so dire il motivo. Fatto sta che la mossa vincente era semplicemente donna per C6. Perché era vincente? Perché il punto è che dopo, per esempio, torre C8, donna D6, Re A8, questa è la variante migliore, aveva C4 e nuovamente vediamo diciamo il vantaggio, ecco, in questo caso del pedone doppiato che non è più doppiato, cioè adesso il nero ha grandi difficoltà sulla diagonale G2 A8. Questa è una posizione in cui, nonostante il bianco abbia la qualità di meno, in realtà è in grande vantaggio. Invece purtroppo, invece di giocare donna per C6, la Kosteniuk ha semplicemente catturato alfiere per torre, torre per alfiere. E ha giocato. Qual è l'idea della Kosteniuk? Ha fatto alfiere D3. Ecco, ha pensato: vabbè, adesso niente mi impedisce di fare torre B1 ed ho matto. Questa è semplicemente l'idea. Confidava in questa mossa. Purtroppo il nero ha una mossa molto buona che lo salva, anzi, che la salva perché si tratta di una giocatrice femminile. Vabbè, ovviamente il punto è che non può, diciamo, salvare semplicemente la donna con donna per C3 perché segue appunto torre B1 scacco. Quindi questo è evidente. Per esempio, alfiere B4, donna A5, l'alfiere è inchiodato, quindi anche se si schioda, torre per B4, il bianco è in grande vantaggio, da matto, scacchi di scoperta, insomma è pieno di tatticismi, quindi no, non può salvare la donna con donna per C3, ma il problema è che il nero, ripeto, ha una risorsa difensiva che la Kosteniuk non aveva considerato, cioè alfiere C8. Ecco il punto, non salva la donna, ma attacca la donna avversaria. A questo punto la Kosteniuk si blocca un po' perché si rende conto che se fa donna per C8, re per C8, alfiere per C2, la partita adesso si è troppo semplificata ed è parta, perché abbiamo alfiere di colore contrario, abbiamo un finale che posizione simmetrica del pedone, alfiere di colore contrario, si propone patta e basta.
A questo punto la Costa Nuca ha tentato disperatamente, diciamo così, di forzare la vittoria con Donna A5, ma in realtà Donna A5, sì, Donna per D3, Donna per D8, alfile C7, solo che adesso si è ritrovata con la coppia degli alfieri contro la torre, no, non ci siamo, quindi ha corso persino dei rischi di perdere, poi vabbè, ha finito per pattare ugualmente, diciamo un po' troppo ottimismo, va bene, ci fermiamo qui, tanto non cambia niente nella nostra valutazione della partita. Quello che abbiamo imparato, diciamo, è essenzialmente l'idea che impedonatura significa colonna aperta. Ecco, questo è il punto fondamentale. E con questa idea ci apprestiamo a vedere il prossimo video in cui vedremo una partita molto simile come idea a questa.